Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi voglio affrontare un argomento molto molto delicato. Volevo fare da tempo questo video qui. Oggi è capitato a pennello un'altra notizia triste ma abbastanza scontata. Questa notizia, ovvero la morte di un rapper di 27 anni, americano, abbastanza famoso, era comparso anche in un video di Drake se non erro, ovvero Freedo Santana. È morto alla giovane età di 27 anni per... arriviamoci dopo. Perché dico scontata? Perché quando si fa uso di determinate sostanze, non vi dico che sia scontato morire, però non mi meraviglio più purtroppo, non mi meraviglio più. Ed è bruttissimo, è una cosa bruttissima, vedere un ragazzo morto a 27 anni è bruttissimo. Questo rapper e prima di tutto questo ragazzo è morto per un'insufficienza renale e epatica. Sono la persona meno adatta per spiegare queste cose perché veramente me ne intendo molto poco. Però in famiglia ho persone che lavorano con la medicina, quindi un minimo di cose le so. Appunto, l'insufficienza renale può avere molte molte cause. Innanzitutto, che cos'è un'insufficienza renale? Detto in maniera semplicissima, proprio base, sostanza che te ingerisci, sostanza di scarto, un rene nel mezzo che deve levare le cose di scarto. Fine. Questo è il funzionamento dei reni principalmente. Praticamente un'insufficienza renale appunto è un rene che funziona male, quindi un rene che non riesce a depurare le sostanze che vengono messe nel nostro corpo a tutti gli effetti. E questo quando succede? Succede quando si prendono tanti medicinali in modo sbagliato. Soprattutto, le cause sono mille, però in questo caso si pensa che appunto sia per via di medicinali assunti in malo modo, eccetera eccetera eccetera. Ora, questa è una cosa veramente in più, non ci doveva essere in questo video perché questo video l'avevo in programma da settimane tipo e lo stavo rimandando, però ho detto devo parlarne, mi è capitata questa cosa qui e voglio cercare un po' di entrare nelle vostre menti. Ragazzuoli, sciroppi o medicine come codeina, per esempio l'acclamatissimo Xanax, adesso non pensate più al rapper precedente, quello che dirò adesso non c'entra più con il rapper, era solo una notizia per farvi capire che insomma si muore anche per queste cose, si muore. Io mi sento in dovere di dirvi alcune cose, l'ho sempre dette, però ribadirle non fa mai male. Io magari sono una persona con le treccine, posso passare per stravagante, posso passare per la persona drogatella di qua e di là. Raga, ho fatto sempre una distinzione grossissima che non voglio neanche di ridire, però insomma io penso che le droghe in generale siano la merda. Le droghe in generale sono lo schifo, soprattutto quelle sintetiche, soprattutto quelle pesanti, è una vergogna. E in più questa nuova ondata di Xanax e questa nuova ondata di codeine, robe medicinali mischiati con altre robe, non ho mai supportato tutto ciò. Perché? Perché semplicemente sono cose che non vanno assunte in quel modo, perché la gente ne abusa, la gente ormai le usa come droghe, non nascono per quel motivo lì, è ovvio che poi facciano male. E quindi niente, ormai si parla di Xanax, si parla di codeina in ogni pezzo. Guardate l'album di Sfera, no, non è per buttare contro Sfera, non c'è tutto caso, perché semplicemente è l'album più in voga in questo momento. Quante volte si sente codeina, sciroppo o Xanax? Già due canzoni hanno questo nome, Xanax e sciroppo Fritto Drefko. Io voglio semplicemente dirvi basta. Lo Xanax, questi sciroppi non sono un gioco, non lo sono, non lo sono per nulla. Raga, la gente ci muore. Guardate per esempio Lil Peep, sì, si sfondava di 377 altre droghe, ma quanto ne ha abusato di questa sostanza? Creano dipendenza, raga, queste sostanze creano dipendenza. Io capisco che può essere interessante, capisco magari la vostra visione di tante cose, però dovete imparare a distinguere le puttanate dalle cose serie. Un artista che parla di Xanax, codeine, eccetera, quelle sono puttanate, sono puttanate. Bisogna saperne parlare di queste cose, perché nei pezzi secondo me è giusto parlarne, ma bisogna saperne parlare di queste cose. Io perché quando ho ascoltato per la prima volta Sciroppo mi sono incazzato? È una canzone bellissima, probabilmente la più bella dell'album di Sfera, una bomba assoluta, però mi sono incazzato, perché purtroppo certe cose vanno trattate delicatamente, soprattutto quando ci sono dei morti, perché Sciroppo cade basso come l'MDI. Quanti ragazzini prima non sapevano che cos'era l'MDI ed è stata introdotta questa cosa perché il loro idolo ha detto questa cosa qua. Ripeto, non do colpa agli artisti, perché uno nelle canzoni può parlare di ciò che gli pare, però veramente io non ne posso più. In America queste cose spopolano, guardate per esempio Lil Xan, abbiamo Xanax lì, e per esempio lui ne parla in modo corretto, nel senso dice che secondo lui nessuno dovrebbe mai provare lo Xanax, non dovrebbe mai abusarne. Lil Peep, potrei dirne veramente tanti. Se voi cercate song Xanax, veramente vi viene il mondo. Lolo ne parlò al tempo, e ormai mi sembra che tutte queste cose siano così, tanto sono medicinali. Mi sembra che queste cose non siano viste come droghe seriamente. Ah, sono medicinali, che cosa vuoi che mi faccio. Io per esempio prendo pochissime medicine perché i medicinali in generale sono la merda. Servono tantissimi medicinali per tantissime cose, per tantissime malattie diverse, tantissime cose. Però io cerco sempre di starne per esempio alla larga. Cioè se io ho mal di testa, non mi prendo subito il Moment, non mi prendo subito la tachipirina, cioè aspetto un attimo. Wow, riposiamoci un attimo, poi vediamo se mi passa. Perché purtroppo c'è anche tanta gente che appena ho mal di testa, boom, aspirina. È sbagliato, raga. Bisogna usare per bene i medicinali, è sbagliato. Ora, a parte questo, che questo è un altro discorso a parte. Però raga, concludendo, perché comunque volevo dire poche cose, ma ho fatto un discorso
discorso mega lungo e volevo in realtà dire poche cose concise. Qualsiasi abuso porta male, però io vi invito a guardare con un occhio di riguardo queste cose, anche quando sentite parlare di queste cose. Guardate queste cose e ascoltate queste cose con un occhio di riguardo e anche con un orecchio di riguardo, perché a me veramente dà noia questa cosa di alleggerire le cose come se fossero niente. Appesantirle troppo è sbagliato, appesantirle troppo è sbagliato, attenzione. Quello forse fa l'effetto contrario, fa ancora peggio. Parlare di Xanax e di medicinali ormai è una moda, per carità. Bella moda del cazzo. La gente muore, basta.